Ciao, questa è la parte conclusiva. Vedete una nuova location. Come chi ha visto i Vlogmas numero 5 sa che io molto presto devo lasciare la vecchia casa per venire qui. Come potete vedere è una postazione delle librerie. Si è risolta da quello che ho capito. Mia sorella dormirà fino a quando io non dormirò in questa stanza, fino a quando mia sorella abiterà ancora qui per un paio di mesi. Poi non si sa quando dormirò in questa stanza, poi divento mio. Volevo dire anche questo: da oggi, dalla lunedì stanotte, la legge Coppa, perché avevo messo il canale adatto ai bambini, mi ha ha disattivato i commenti. Ora cercherò in tutti i modi, perché ci sono dei video che non parlano dei bambini, quindi il vlog voi lo vedrete dopo questo video, quindi Vlogmas 2, l'organizzazione della Filofax,
oppure i Vlogmas 3 che parlano delle materie universitarie che ho studiato ai minorenni, secondo me ora metterò, vedrò un po' di capire, perché probabilmente ho pensato di cambiare il nome al canale, non direi, visto che io poi sono disoccupato, non per un po' di tempo non farò né acquisti manga né gadget, quindi la rivoluzione. Perché alcuni miei video, diciamo così, ci sono dei contenuti che non riguardano i bambini e i minorenni, quindi è un pubblico adulto come l'organizzazione della gente, le materie universitarie, gli esami universitari, e quindi alla fine è così. Questo ora era il vlog conclusivo del Capodanno. Non ho potuto più fare il quarto, la mattina poi c'erano le curve, io soffro di questo e quell'altro, e quindi alla fine non ho potuto, diciamo così, non ho potuto registrare. E io ora per ora la vecchia casa la devo lasciare entro la metà di gennaio, quindi per venire qui ora manca la luce, la sera fa spavento con le torce, manca la luce ancora, mancano altri mobili, compresa la cucina. Per un mese, penso, tra gennaio e febbraio, non mangeremo la cucina perché la cucina vecchia si è rotta, quindi ora non so mia madre. La camera per ora è quella che vedrete, ci sarà solo un lettino e dormirà mia sorella, poi nei prossimi mesi, dopo l'estate, dovrei dormire io in questa stanza. Poi ovviamente non so se metteranno il divano letto, quello che c'era nell'altra cucina che vedevate di lato, non lo so se ora lo metteranno qui, non si sa. Quindi vogliono mettere qui, volevano spostare le librerie, l'angolo YouTube, la legge Coppa è entrata e attiva. Ora vedrò un po' di vedere un po', perché alcuni video non sono adatti a un pubblico minorenne, perché non si parla di cartoni animati, perché la legge Coppa prevede che questo canale, Sailor Moon, Dragon Ball e tanti altri manga anime siano per bambini. A me mi dispiace molto della legge Coppa che ha disattivato i commenti, però io sinceramente il Capodanno, poi il 2 sono venuto qui e non ho potuto più registrare, e quindi tra portare la roba in questa nuova casa, quindi sono stato più impegnato, avete visto su YouTube che io sto mettendo i vlogmas proprio perché a dicembre ero in piena fase di portare roba più pesante in questa casa, perché appunto ho ancora un paio di settimane dall'altra vecchia casa per venire in questa casa. Vabbè, io concludo qui il vlogmas, il vlog, scusatemi, il quarto e ultimo vlog del Capodanno. Sì, ho la stessa maglia perché è più calda, sono sempre i giorni che mi sto mettendo. Oggi a Firenze era stanotte -1, 1, 0. Ora sono 3 gradi, quindi fa molto più freddo. Poi vi farò vedere quando avremo sistemato tutto, perché è ancora un casino. La nuova casa, lo vedrete. Oddio, stavo colpendo i manga shoujo, eccetera, eccetera. Da Sailor Moon, da Facebook a Telegram, tutti i miei social network, Sailor Moon Fans affiliata ad Amazon, perché c'ho la finestra al piano terra. Quindi mi vedono le persone, ecco perché facciamo da Facebook a Telegram e i social network li trovate nell'info box. Lo so che non potete commentare sicuramente, ora vedremo se commentare nella community del canale. Ora, se io devo rimanere per forza con la legge Coppa attivata, nel senso che è destinata ai bambini, io so che Luca Metabricks si è messo vietato ai maggiorenni di 18 anni in su. Vorrei mettere anche io, però, perché appunto, come ho detto, non c'è. Ci sono alcuni video che non si parla di cartoni animati, perché sapete che nel mio canale io parlo di tutto, compreso università e blog, chiacchiericcio.
i ragazzi del team da From Matechana a Luca Metabrixia. Noi ci vediamo nel prossimo video, che non so se è il primo episodio del crossover Crisis sulle Terre Infinite su Firenze, Italia. Ciao.